molti di questi ragazzi, più della metà, sono ragazzi coscienti, lo erano all'epoca e lo sono tuttora, che gestire un bene confiscato non è roba da poco. Noi andavamo a proprio a scandagliare con domande specialistiche, tecniche e non solo tecniche, soprattutto andavamo a verificare l'aspetto morale delle persone. Dicevamo, faccio l'esempio di chi ha costituito la cooperativa per la torre. Ragazzi, guardate che gestire un bene confiscato equivale a dire mica trovare il posto fisso. Guardate che voi sarete imprenditori. Noi andiamo a cercare degli imprenditori, non stiamo cercando dei lavoratori dipendenti. Guardate che per 3 anni, se vi va bene, non vedrete una lira di stipendio. Guardate che sarà tutto direttamente collegato alla vostra capacità di fare impresa. E guardate che è mica un'impresa normale, perché un'impresa normale ha un unico avversario nel mercato, che è l'altra impresa. Voi avete l'avversario, che è l'altra impresa, e in più ci avete ovviamente chi vi metterà i bastoni tra le ruote. La cooperativa Pio La Torre, in collaborazione con l'altra cooperativa, la Placido Rizzotto, produce diversi prodotti con il sistema del biologico e per alcuni di essi cura l'intero processo, dalla terra al prodotto finito. È il caso del vino e questa è la cantina dal nome inconfondibile, la Cantina Cento Passi. Il terreno in cui ci troviamo apparteneva a chi? Questo terreno di 17 ettari è confiscato a Giovanni Genovese, che era un boss del clan di Brusca, quindi era nella disponibilità diretta di Giovanni Brusca. La cantina alla fine è un bel esempio anche di compartecipazione di pubblico e privato, perché ci sono 3 finanziamenti, uno regionale, uno europeo, uno nazionale, che compartecipano a realizzare questa struttura nell'insieme, la struttura che ci permette di produrre definitivamente le nostre bottiglie, di cui coltiviamo le uve, di cui trasportiamo effettivamente le uve in cantina e finalmente completiamo la filiera. La struttura rimane un bene confiscato, sia il suolo che il suo alzato, quindi appartiene al consorzio di comuni, rimane proprietà dello Stato, che lo concede in uso alle cooperative, in questo caso alla Placido Rizzotto. La Placido Rizzotto però ha avuto un finanziamento e ha investito di suo per completarla, per avere dentro gli impianti effettivamente per la trasformazione. La cantina Cento Passi oggi produce circa 280.000 bottiglie, frutto della trasformazione dell'uva proveniente dai vigneti confiscati. Ed essa stessa sorge su un terreno confiscato. È facile capire che i ragazzi e la loro azienda sono nel mirino della mafia. Una mafia spossessata dei suoi averi, ma non per questo assente sul territorio. Siete mai stati vittima di attentati intimidatori da parte delle cosche mafiose? Guarda, nella storia delle cooperative ci sono stati in qualche modo atti che hanno
creato difficoltà alle cooperative, difficoltà che però sono state superate appunto perché c'è tanta voglia di fare e tanta voglia di proseguire. Sono stati incendiati dei campi, sono stati danneggiati dei trattori, però devo dirti che tutte le volte che questo si è verificato, le forze di polizia, i carabinieri e tutti i sindaci del territorio sono intervenuti prontamente. Quindi diciamo che questo è stato superato e si supera quando si lavora tutti insieme. Sentite la presenza accanto a voi delle forze dello Stato? Sì, è una presenza che si rende necessaria per poter mandare avanti questo tipo di attività, proprio perché il progetto è un progetto che riguarda tutti, riguarda le cooperative, riguarda lo Stato, riguarda le forze dell'ordine, i magistrati e tutta la società civile. È importante appunto che ci sia la collaborazione, la voglia di migliorare tutti, perché appunto, come si dice spesso, la prima mafia da combattere è proprio quella delle parole. Per garantire la sicurezza sono stati installati dispositivi di videosorveglianza e, come ci dice Salvo, la presenza delle forze dell'ordine al loro fianco è costante. Ma alla domanda «Come superate la paura di lavorare su un bene confiscato?» la risposta è una sola: con la voglia di lavorare. Il bisogno di lavorare. A noi tutti i soci fa più paura, devo dirti la verità, l'idea di rimanere senza lavoro. La paura c'è, però la voglia veramente di lavorare nella propria terra è tantissima. La soddisfazione che ciò che abbiamo creato tutti assieme a questa cooperativa con tanti sacrifici, la paura poi passa. Che poi invece della paura c'è la soddisfazione, che questa cooperativa veramente va avanti e pensiamo che pure questa struttura va avanti, perché già ho un bel po' di richieste delle prenotazioni che per ora non posso soddisfare perché non siamo aperti, però già in fine primavera sicuramente già siamo aperti. E quindi per me mi sto realizzando nel mio settore. La struttura di cui parla Domenico è un agriturismo di cui lui è responsabile. Si trova in territorio di Corleone ed è composto da due antiche masserie. Si tratta di un normalissimo agriturismo, se non fosse che il vecchio proprietario di queste masserie fa di nome Totò Riina. Ecco che Terre di Corleone, questo è il nome dell'agriturismo, non può considerarsi uno fra tanti. Ma Domenico, alla domanda sulla paura, risponde con un semplice paragone. È come per esempio per dire, sì ho paura, però faccio un esempio, uno ha paura di volare, però l'aereo lo prende, questo è. Tra i terreni che la cooperativa Pio La Torre gestisce, c'è anche un vigneto nella provincia di Agrigento, in territorio di Casteltermini. Si trova sul ciglio della statale 189 che da Agrigento porta a Palermo. E lì, proprio accanto al vigneto, vi è il cosiddetto cimitero della mafia agrigentina, un posto in cui sono stati seppelliti i cadaveri di alcuni uomini uccisi nelle faide tra clan. Oggi quel vigneto, nonostante la distanza che lo separa dalla sede della cooperativa, viene gestito efficacemente dai ragazzi della Pio La Torre e produce nero d'avola in Solia, che la cantina Cento Passi trasforma in vini pregiati.